Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi guarderemo un video dedicato a uno degli attori più straordinari e amati di Hollywood, Ryan Reynolds. Con la sua presenza carismatica, il suo talento innato e un'ironia irresistibile, Reynolds ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. Oggi esploreremo insieme 10 curiosità affascinanti che contribuiscono a renderlo una figura così ammirata nel mondo dello spettacolo. Pronti a scoprire di più sul talento di Ryan Reynolds? Continuate a seguirci. Ryan Reynolds è uno degli attori che sembra non aver nessun difetto. Bello, sarcastico, sexy e ironico, è riuscito a conquistare una larga fetta di pubblico con il suo carisma e il suo talento recitativo. L'attore canadese non si è mai montato la testa, rimanendo sempre umile e aiutando chi si trova in difficoltà. La sua è stata una lunga gavetta ed è proprio grazie a questa se è riuscito ad ottenere dai fan che lo apprezzano per quello che è e che lo sostengono sempre. Reynolds debutta recitando in film come Le ragazze della Casa Bianca e Mai al College. La sua carriera prosegue poi grazie ai film come Foolproof, Blade Trinity, Just Friends, X-Men Le origini Wolverine. Tuttavia, è dal secondo decennio degli anni 2000 che la sua fama continua a crescere in maniera esponenziale, grazie a film come Lanterna Verde, Deadpool, Come ti ammazzo il bodyguard, Deadpool 2, Free Guy e Red Notice. Nel corso della sua carriera, Ryan Reynolds ha svolto anche il lavoro di doppiatore per film come I Croods, Turbo, The Voice e Pokémon Detective Pikachu, mentre è stato produttore per due capitoli di Deadpool, sceneggiando il secondo film della miniserie. Ha inoltre contribuito come produttore a Free Guy, altro film da lui recentemente interpretato. Sempre più coinvolto da tale attività, Reynolds produrrà anche molti dei suoi progetti futuri. Ryan Reynolds ha dovuto mettersi in forma per interpretare Deadpool. Ad un supereroe il carisma e la demenzialità non bastano, anche se il supereroe diventa un antieroe e si chiama Deadpool. Per poter interpretare questo personaggio da lui tanto amato, l'attore canadese ha dovuto fare un gran lavoro su se stesso, grazie anche agli allenamenti intensivi di Don Saladino, che è anche il trainer di Sebastian Stan. Ryan Reynolds è stato eletto più volte come uno degli uomini più sexy. Per definire Ryan Reynolds come uno degli uomini più sexy del mondo, in fondo non ci vuole molto. Basta guardare la sua filmografia, le sue apparizioni pubbliche e le interviste che rilascia per capire il perché. Non è solo questione di addominali, ma di fisico associato a un carisma e a una gentilezza uniche. Ryan Reynolds e Blake Lively si sono conosciuti sul set di Lanterna Verde, ma è stato durante la promozione del film La scintilla è diventata fuoco. Tuttavia sarà nel dicembre del 2011 che si comincerà a vederli insieme. Il matrimonio si celebrerà di lì a poco, nel settembre del 2012, in via del tutto riservata, mentre sono arrivati poco dopo la prima figlia James, che è nata nel gennaio del 2015, la seconda Ines, è arrivata nel 2016, e nell'estate del 2019 è poi nata la terza figlia Betty. I due non sono solo marito e moglie, ma sono anche i loro rispettivi migliori amici. Già vedere dai loro profili Instagram si capisce come i due siano molto legati tra loro e anche di come gli piace scherzare facendo battute l'uno sull'altro. Ciò avviene anche durante le diverse interviste, segno di un affiatamento tra loro davvero unico. Prima di stare con la Lively, Reynolds ha avuto diverse relazioni con donne altrettanto note. Tra queste vi è la cantante Alanis Morissette, a cui è stato legato dal 2002 al 2007, e l'attrice Scarlett Johansson. Con quest'ultima Reynolds è stato sposato dal settembre del 2008 e al dicembre del 2010. Nel luglio del 2011 ha poi ufficialmente divorziato. I motivi di tale rottura sembrano sia riconducibili a differenze inconciliabili tra i due. Il progetto Deadpool ha avuto una lunga gestazione, durata più di 10 anni, durante i quali non è mai cambiata la scelta di vedere Reynolds come l'attore che avrebbe interpretato l'antieroe dei fumetti Marvel. Già nel 2000 si era parlato di voler trasporre questo personaggio e il progetto passò nelle mani di diverse case di produzione e di diversi registi, fino a che non si decise di realizzarlo ufficialmente nel 2014, dopo dei test e screening dai riscontri positivi. Nel corso degli anni che ci sono voluti per poi dare finalmente avvio al primo film di Deadpool, l'attore canadese si è molto affezionato al ruolo, tanto da arrivare a produrre lui stesso sia il primo film che il sequel, Deadpool 2. Di questo ha anche scritto la sceneggiatura.
Tra tutti i personaggi interpretati, Reynolds considera questo uno dei suoi preferiti in assoluto. Ryan Reynolds è diventato famoso non solo per la sua recitazione, ma anche per il suo umorismo tagliente sui social media. I suoi post divertenti e le sue interpretazioni online sono diventati virali, dimostrando che è un maestro anche nell'arte della comunicazione digitale. Ecco a voi, amici, 10 curiosità affascinanti su Ryan Reynolds. Ci auguriamo che questo vi abbia permesso di conoscere meglio l'uomo dietro alle brillanti interpretazioni che amiamo tanto. Se avete altre curiosità su di lui, condividete nei commenti e non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sulle nostre prossime curiosità su altri artisti. Grazie per essere stati con noi e alla prossima. Un saluto da YouTube Top Chart.